Poltronissima e Radio Polito Onde Quadre, media partner del Lovers, sono qui al Cinema Massimo in compagnia di Giulio Base. Ciao Giulio! Ciao, ciao a tutti, buongiorno, ciao. Grandi. Grande tu, che bello che ci ritroviamo, siamo felicissimi. E io pure, sono tanto contento di essere qua. Ogni festa del cinema, ogni festival del cinema è una festa del cuore, dell'anima, della cultura, della bellezza. Questo poi è un festival molto particolare che ha avuto coraggio tanti anni fa di portare alla luce quello che allora era un problema e oggi fortunatamente invece è solo motivo di gioia per tutti. Già il nome è stupendo, Lovers, quindi sono contento di essere qua, di vedervi. Noi siamo felicissimi che tu sia qua con noi, da buoni torinesi come te. E devo dire che la città, secondo me, in questi anni sta rispondendo sempre meglio a queste manifestazioni cinematografiche. Tu cosa ne pensi? Beh, penso di sì ed è veramente un grande vanto. Io anche da ormai abito a Roma da tanti anni, adesso finalmente torno ad abitare qua di fronte, sì. Ed è un vanto perché è una città vivace culturalmente, che risponde al cinema. In più, noi torinesi inventato questo, quindi da Hollywood, da Sodoma Hollywood, Festival International, si chiamava Cinema Giovani, sì. Inventato comunque qua, la Film Commission di Torino è stata la prima in qualche modo a reinventare quello che accadeva, quello che poi è diventato in tutte le regioni la rinascita del cinema grazie alla Film Commission. Città universitaria qui di fronte, città bellissima, città elegante, città che è ricresciuta, ha saputo trasformarsi, mutare da quell'aspetto appunto operaistico invece a un polo culturale vero, mitteleuropeo, per cui dobbiamo ritenerci fortunati. E come? Lo siamo ed è bello tutto questo, tu attore, regista, produttore, direttore artistico del Torino Film Festival, due lauree, questo mi piace sottolinearlo, lo so che tu non vuoi che lo dica ma io lo dico. E mi piace un sacco questo, ecco, questa tua anima che è poliedrica, qual è quella che ti rappresenta di più? Ma cavolo, questo è difficile. Che domanda difficile, guarda, veramente non lo so, io... Uno dei miei ultimi film si intitola Il banchiere anarchico ed è tratto da un racconto di Pessoa. Allora, posso fare una parentesi poetica? Certo. Fernando Pessoa è un poeta portoghese che è uno solo. Però per decenni si pensava che la letteratura portoghese tra le due guerre fosse ricchissima di nomi e di personaggi. Perché c'era qualcuno che scriveva, qualcuno che faceva altre cose. In realtà solo dopo la sua morte si è scoperto che queste personalità erano tutti lui. E quindi diciamo che in maniera pessoana mi sento tutti questi dentro di me. E io credo che sia proprio così. Bella questa descrizione, mi piace. È bellissima, assolutamente molto bella. E mi piace anche molto che tu abbia accolto che Torino sta veramente, diciamo, sobbollendo di energia buona, ma soprattutto di giovani. E tutto questo cinema per i giovani secondo me è ancora un'ancora di inclusione a cui aggrapparsi e proprio per salpare verso veramente un orizzonte ricco. Possiamo anche, insomma, dare qualche spoiler di questo Torino Film Festival, che ha poi Marlon Brando, insomma, come icona? Beh, sì, come no, ti do lo spoiler che si lega meglio alla tua domanda che riguarda i giovani. Sì. Cioè ho un vanto, quello che io dico essere al momento il mio vanto di questi primi passi che abbiamo fatto con il Torino Film Festival, cioè la squadra dei selezionatori. Ho una squadra dei selezionatori di 6 persone, 3 uomini e 3 donne, di cui il più anziano è del 91, quindi ha poco più di 30 anni. Poi 96, 97, 98, 2000 e 2001. Questi sono gli anni dei selezionatori. Ma non ragazzi, con tutto rispetto per l'università, presi dall'università per strada chiunque venga. Gente che scrive su Variety, su Cine Europa, su Sentieri Selvaggi, Hollywood Reporter, cioè già professionisti. Questo per dire che le giovani generazioni sono forti, bisogna dare loro fiducia. Io sono uno che ha avuto una fortuna immensa, io lo ammetto. Sono partito da Torino a 18-19 anni, a 24 mi hanno dato l'opportunità di fare il mio primo film. E so che quanto è importante che ti venga data fiducia, quanto è importante. Quindi
non solo secondo me il cinema giovane che si avvanta da decenni, giustamente, che si vanta da decenni giustamente di lanciare i giovani autori, ma nel mio piccolo, ove io possa, ove io riesca, anche a lanciare una giovane generazione e di critica e di giornalisti, sì, di selezionatori, sì, perché no, se uno di questi sei diventerà domani il direttore del Torino Film Fest, il direttore di Venezia, sì, il direttore, sì, di Cannes, certo, non pensiamo, certo, che i confini potrebbero cascare, o il grande critico della stampa, del Corriere della Sera, sì, eccetera, abbiamo creato, oltre a una generazione di giovani autori, anche una generazione di uomini accademici, studiosi, critici, cinefili, fate voi. Beh, allora se mi dici questo, io ti dico, sottolinea proprio con le tue parole quanto questo rappresenta un indirizzo della libertà proprio di espressione che il cinema regala. Sì, cioè, guarda, il cinema e gioventù sono due parole che secondo me, sì, non potrebbero andare più che insieme. Così è. Perché soprattutto il cinema che ci interessa è quello che tenteremo di mostrare, con tutto rispetto al cinema di papà, diciamo, sì, quello tradizionale, certo, convenzionale, certo, per carità, chi ogni tanto non va di prendersi un popcorn, andare là seduti a vedersi il film. Però questo cinema che ci interessa, Cinema Giovani, il Festival Internazionale, sì, è graffiante, è libero, è indipendente, è sorprendente, è unico, è imperfetto, certo, è mosso, tutte cose che si legano alla gioventù, che sono la forte energia, che non è soltanto per forza di cose anagrafica, perché... Perché poi, appunto, non so, negli ultimi anni la critica italiana dice il più giovane autore del cinema italiano è Marco Bellocchio, che in qualche modo è vero, ha 80 anni, ma fa ancora un cinema graffiante. Sì, te lo dice uno che, sì, quest'anno ne fa 60 di anni. Complimenti. E tenterò di fare ancora tanto cinema, bravo, graffiante, così come quello, sì, che voglio mostrare qua. E allora, grazie a Giulio Base, Politon de Quadre e Poltronissima al Lovers Film Festival, manco un po' al Torino Film Festival oggi. Ciao!